Salve amici e amiche e benvenute nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei portare alla vostra attenzione questo particolare scialle a V, come potete notare, molto grazioso e delicato. Ho preparato questo ciondolo per darle più risalto e ricchezza nella lavorazione. E come potete notare, si tratta di punti puff lavorati come se fossero ramificati a ramoscello intercalati dal punto Salomone. Il bordo è quello normale di archetti e poi a fine margine ho lavorato questa rifinitura con dei ciondoli, dei pendoli, dei semini. Sempre intercalati dal punto Salomone. È uno scialle che forse abbiamo già visto in qualche altro tutorial, in qualche altro video, però a me è piaciuto, l'ho fatto mio e vorrei condividerlo con volentieri con voi, perché è molto grazioso, è un punto reversibile e si potrebbe utilizzare per realizzare anche tantissimi altri lavori. Una stola, una mantella, un coprispalle, se siamo d'estate usando il filo, un copricostume, un pareo per il mare, tanti tantissimi lavori che potrebbero essere utili anche per la casa, perché no? Un coprisedia, un copricuscino, ad esempio. Il punto è particolare, ma molto molto semplice. Ora ve lo faccio vedere anche da vicino, così potete notare la sua bellezza in tutta la sua grandezza, come viene e come appare. È bellissimo, è particolare. In più ho aggiunto questa rifinitura a ciondolo, come lo potete notare, sempre intercalata dal punto Salomon che viene riportato nella parte centrale. Spero che sia di vostro gusto e gradimento, perché il mio scopo principale è questo. E se è vero che al lavoro finito, terminato e raggiunto vi ha dato soddisfazione, io vi sarei grata, ma veramente grata, se poteste cliccare sul campanellino semplicemente scritto a fianco al nome del mio canale, Nuvole di Lana, e mettere un like non mi dispiacerebbe, dico la verità. Allora, io ho utilizzato questo filato di lana che ho già proposto in altri tutorial, 50-100% acrilico, ma molto pratico da lavorare, molto bello, soffice, morbido, facile a lavarsi, ha tutte le qualità. È bello anche lavorandolo. Ma voi potreste usare tutti i filati che desiderate e che vi piacciono e i colori che preferite di più. Quindi, se siete curiosi di vedere come l'ho realizzato, seguite i miei movimenti e poi andate avanti fino all'altezza che vorrete raggiungere o che vorrete realizzare in base a ciò che la creatività vi infonde, vi incita a fare. Non è difficile, è facilissimo. Seguite i miei movimenti. Allora, io ho fatto qua come parto con una base, lo sapete già, di 5 catenelle, dentro le quali ho lavorato solo 3 gruppi di 2 punti alti separati da 3 catenelle. Quindi rigiro il mio lavoro e col rigiro lavoro faccio almeno 2 catenelle che mi serviranno per fare questa rifinitura. Rifinitura, è preciso dirlo, che non siete obbligati a fare o aggiungere. Se la volete aggiungere bene, se no lo lasciate col suo bordo margine normale così come viene, così come si presenta. Ok? O altrimenti aggiungete una rifinitura di vostro gusto e piacere. Allora, faccio le 2 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto e lavoro come modulo del bordo margine 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti. In base al filato che state usando, potreste farne anche 3. 3 più 3 con la catenella di separazione. A questo punto faccio un piccolo piccolo punto spuma di mare con un altro punto spuma di mare
quindi col suo nodino centrale, questo, e poi filo sull'uncinetto raggiungo l'altro archetto del bordo margine. E anche qui lavoro, come ho fatto nel primo, 2 punti alti, una catenella e ancora 2 punti alti. Se volete farne 3, verrebbe ancora più bello e più vistoso. Rigiro il lavoro. Devo fare col rigiro lavoro almeno 2 catenelle, che si chiamano poi picchetti, archetti, per aggiungere questa rifinitura, come ho già spiegato. Quindi entro col filo sull'uncinetto dentro l'archetto e mi ripeto 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Poi ancora vado avanti, faccio un piccolo punto spuma di mare o salomone o streghetta e raggiungo questo nodino centrale, lo vedete semplice semplice, dove all'interno del quale lavoro 2 punti puff separati da 3 catenelle. Io faccio le mie gettate e voi regolatevi in base al vostro gusto e al vostro filato. Dentro lo stesso nodino, un altro punto puff, scusatemi. Chiudo e blocco. Faccio una spuma di mare, punto spuma di mare, filo sull'uncinetto e raggiungo l'archetto laterale. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. A me piace espandere l'esperienza, piace espandere la mia cultura anche in questa materia e quindi anche se l'abbiamo già visto o lavorato in qualche altro tutorial, non lo so, è piaciuto tantissimo e io ho voluto condividerlo con voi. Questo è il risultato che per ora abbiamo ottenuto. Rigiro e lavoro. 2 catenelle di rigiro e lavoro, entro dentro l'archetto. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 1, 2, un punto spuma di mare e raggiungo l'archetto che contiene i 2 punti puff dentro il quale questa volta ne lavoro 4 con le mie gettate, 1 e 3 catenelle. 2 e 3 catenelle, 3 dentro lo stesso archetto, mi raccomando, e 3 catenelle e 4 punti puff. Stiamo dando inizio al cosiddetto ramoscello che poi va ramificandosi da un lato e dall'altro, intercalandosi con gli altri ramoscelli. Andiamo avanti, un altro tiro il filo, un altro punto spuma di mare e raggiungo l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Uno e 2. Rigiro ancora il mio lavoro. Faccio le 2 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto e mi ripeto 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Allungo il filo, una spuma di mare e raggiungo il gruppo dei 4 punti puff. Qui nei primi 2 io ne lavoro altri 2 punti puff con le mie gettate, 3 catenelle e un altro punto puff. Chiudo e blocco. Dopodiché qui al centro 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso. 1, 2, 3. 4 catenelle nel gruppo degli altri 2 punti puff, ne lavoro altri 2.
Ecco che va ramificandosi il nostro lavoro. Un punto puff, 3 catenelle e un punto puff dentro lo stesso archetto. Ok? Ecco quello che abbiamo ottenuto. Allungo il filo, faccio una spuma di mare. Poi raggiungo l'archetto del bordo margine e lavoro nuovamente 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Rigiro il mio lavoro, 2 catenelle di rigiro lavoro. Nuovamente mi ripeto con lo stesso modulo, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Potreste farne anche 3, ripeto. Tiro sul filo, spuma di mare e vado a raggiungere, spuma di mare, vado a raggiungere l'archetto, questo primo archetto dei 2 punti puff e faccio un punto basso. Poi una, due, 3, 4 catenelle e un altro punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'altro archetto fra i 2 punti puff. Abbiamo ottenuto 3 archetti, 1, 2 e 3. Un'altra spuma di mare. E raggiungo il bordo margine il mio bordo margine di 2 punti alti, 1, 2, una catenella e 2 punti alti. Come potete notare, abbiamo concluso il primo ramoscello, che è suddiviso in 2 lati, parte da 2 punti puff che vanno poi espandendosi da un lato e dall'altro, da una parte e dall'altra, in 2 ramoscelli, intanto che questo piccolo archetto di catenelle va man mano poi diminuendo. Infatti, ora col rigiro lavoro faremo il doppio punto spuma di mare qua. E il doppio punto spuma di mare dall'altro lato per dare inizio ai nuovi aumenti e si va avanti di seguito così, facilissimo. Basta guardare il modello che vi ho presentato e rendetevi conto, togliamo il gioiellino che lo rende più grazioso, che da un ramoscello siamo passati a due, da due siamo passati a tre, gettando le basi per fare i prossimi quattro. Ora proseguiamo e lasciamo le chiacchiere e andiamo avanti. 2 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto e lavoro 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Poi un doppio punto spuma di mare, 1 e 2 col suo nodino centrale che a noi serve per fare l'aumento e vado qui nel primo archetto sottostante con un punto basso 1 2 3 4 catenelle, scusate il nodino che trovate, ma lo dovevo nascondere, ma abbiate pazienza, chiedo scusa, poi si taglierà, si nasconderà. Un altro punto basso nell'arco a fianco, 1, 2, 3, 4 catenelle e un altro punto basso nell'archetto vicino. Quindi da 3 siamo passate a 2 archetti. Questi due, da 3 a 2. Proseguiamo, andiamo avanti facendo ancora una volta un doppio punto spuma di mare col suo nodino centrale. Dopodiché raggiungo l'archetto del bordo margine e lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Quindi abbiamo gettato la base per fare in questo nodino e in quest'altro nodino gli altri 2 punti puff iniziali, come li abbiamo fatti qua.
rigiro il mio lavoro, 2 catenelle di rigiro lavoro, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una spuma di mare e raggiungo il nodino centrale dove lavoro nuovamente 2 punti puff. Nello stesso nodino chiudo, blocco 3 catenelle e nello stesso nodino un altro punto puff. Chiudo, blocco, faccio una spuma di mare e vado a fare un punto basso nell'archetto sottostante. Poi 1, 2, 3, 4 catenelle e un altro punto basso nell'archetto a fianco. Quindi da 3 archetti a 2 archetti siamo passati a 1. Vado avanti, proseguo, tiro il filo, faccio una piccola spuma di mare e raggiungo il nodino centrale dove lavoro nuovamente 2 punti puff. Chiudo, blocco, 1, 2, 3 catenelle, nello stesso nodino un altro punto puff, la base dei 2 aumenti. Una spuma di mare e poi di nuovo entro nell'archetto del bordo margine. 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti dentro lo stesso archetto. Ecco il risultato che abbiamo ottenuto per ora. Stiamo iniziando a fare gli aumenti del ramoscello a 2 rami. Rigiro e lavoro, 2 catenelle di rigiro e lavoro e ripeto il modulo del mio bordo margine. Tiro il filo, spuma di mare. Abbiate pazienza, scusatemi, e raggiungo l'archetto dei 2 punti puff, dove all'interno questa volta ne lavoro 4 come abbiamo fatto col primo. Chiudo, blocco 3 catenelle e un altro punto puff. Chiudo, blocco 3 catenelle e un altro punto puff. Chiudo, blocco, 3 catenelle e un altro punto puff. Devono essere 4 che poi vanno ramificandosi. A questo punto mi rimane solo l'archetto centrale. Tiro sul filo, faccio una spuma di mare, vado nell'archetto sottostante e faccio un punto basso. Tiro il filo. Di nuovo faccio una spuma di mare e raggiungo nuovamente qui fra i 2 punti puff l'archetto dove lavoro altri 4 punti puff. 1, 2, 3 catenelle e un punto puff. Fate le gettate che meglio credete in base anche al vostro filato. Sono 3. 1, 2, 3 catenelle e un altro punto puff. E sono 4. Tiro sul filo una spuma di mare e vado a raggiungere l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Ora guardate bene, notate bene che noi stiamo iniziando a fare un ramoscello con 2 rami separati e qua 2 ramoscelli che stiamo iniziando, ma ora faremo l'aumento, la base dell'aumento laterale qui, centrale qui e laterale qui per farne altri 3, mentre stiamo concludendo i 2 sottostanti, quelli che abbiamo appena iniziato.
Quindi si va avanti di seguito così fino all'altezza che desiderate raggiungere. Ora ve lo mostro. 2 catenelle di rigiro lavoro, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, bordo margine. Ora faccio spuma di mare, un'altra spuma di mare col suo nodino. Dopodiché raggiungo questo archetto, faccio un punto basso. Oh, scusatemi, mi stavo imbrogliando. Il primo archetto dei due punti puff vanno ramificati, quindi faccio due punti puff, una, due, tre catenelle e un altro punto puff, una, due, tre catenelle, poi una, due, tre. 4 catenelle qui al centro dei 4 punti puff faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle qui fra i 2 punti puff altri 2 punti puff come li stiamo ramificando. Un punto puff, 3 catenelle, un punto puff. Ora tiro sul filo. Faccio un doppio punto spuma di mare che mi servirà per fare il prossimo aumento. Raggiungo nuovamente l'altra parte che sto terminando di ramoscello e qui fra i due punti puff ne lavoro altri due. Chiudo, blocco. 1, 2, 3 catenelle, dentro lo stesso archetto, altro punto puff. Chiudo, blocco e poi 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle e fra i due punti puff, altri due punti puff che stiamo ramificando. Chiudo, blocco. 1, 2, 3 catenelle, dentro lo stesso archetto, un altro punto puff. Chiudo e blocco. Vedete bene che abbiamo già iniziato il secondo gruppo di aumenti, però ho gettato le basi facendo il doppio punto spuma di mare qui lateralmente, qui al centro e qui ora l'altra parte laterale. Per fare il prossimo gruppo di aumenti, seguendo le indicazioni che vi ho dato. Raggiungo il bordo margine, 2 catenelle, 2 punti alti, scusatemi, stavo sbagliando, una catenella e 2 punti alti. Io non voglio essere né ripetitiva e neanche noiosa, però badate bene che tra un fiore ramificato e un altro fiore ramificato si fa l'aumento col doppio punto di spuma di mare, più quelli che vengono fatti lateralmente. Sul nodino di questi spuma di mare faremo nuovamente l'inizio di due punti puff, due qua, due qua e due qua, che poi andremo a ramificare come abbiamo fatto col primo, tenendo presente che faremo gli archetti, questi archetti da 3 diventano 2, da 2 diventa 1 e va avanti così fino all'altezza che desiderate raggiungere e che vi servirà per il lavoro che state realizzando. Spero di essere stata semplice nella spiegazione, come ripeto, non c'è nessunissima difficoltà, il lavoro è molto bello, è grazioso, è semplice, poi se volete aggiungere questa rifinitura bene, se no la lasciate così come vi pare, come vi piace o come vorreste aggiungerla voi a modo vostro, a piacere vostro. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, per la compagnia che mi avete fatto. Io vi sono grata di tutto, veramente. Ringrazio i miei iscritti, li ringrazio di cuore. Grazie, grazie a tutti. E
E siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio saluto di sempre è en crochet. Spero di avervi dato uno spunto di progetto lavorativo anche più bello, anche questa volta. E ripeto, anche se doveste vederlo in qualche altro video, io l'ho voluto provare per ampliare la mia esperienza e condividerla con voi sperando di farvi cosa gradita. È un ampliare il campo lavorativo, nuove conoscenze, nuovi punti, nuovi lavori che aiutano a espandere la mia creatività. Quindi, avendo utilizzato anche questa volta l'uncinetto, il mio saluto di sempre è en crochet. Spero di vedervi e sentirvi virtualmente al prossimo tutorial con cose belle, nuove da realizzare e di ricevere ancora tanta gratificazione per quello che lavoro e provo a migliorarmi per voi. Grazie, grazie ancora, salve, arrivederci, grazie di cuore, en crochet, salve e ciao!